crolla il fatturato dell'industria italiana, che segna a marzo il peggiore calo tendenziale d'agosto 2013, con una riduzione del 3,6%, in calo anche rispetto a febbraio dell'1,6% e nella media dei primi tre mesi dell'anno dell'1,1%, in contrazione sul mese anche gli ordinativi, meno 3,3%, che invece rispetto all'anno precedente crescono dello 0,1%. A trainare il crollo è in particolare il comparto delle auto, che scende del 6,5%, dati che preoccupano gli addetti ai lavori perché rischiano di zavorrare la già lenta ripresa economica. Ci troviamo di fronte al fallimento di una politica economica. Dal 2013 a oggi il quadro è addirittura peggiorato. Persino i dati sull'occupazione, drogati dagli incentivi, quest'anno hanno il segno meno. O Matteo Renzi si carica sulle spalle il dovere di una svolta in politica economica e quindi di una nuova stagione di investimenti pubblici, oppure il rischio di un lento declino del Paese è molto forte. Preferirei che si occupasse meno del referendum e facesse scegliere liberamente i cittadini italiani e più delle questioni materiali della vita della gente. Via libera definitivo dell'Aula della Camera con 268 sì e 121 no al DL Scuola e Ricerca. Tra le novità più importanti del decreto, l'estensione ai giovani immigrati con permesso di soggiorno che compiono 18 anni nel 2016, il bonus da 500 euro per gli acquisti culturali, già previsto per i giovani italiani dalla legge di stabilità 2016. Viene inoltre introdotta transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'ISEE relativo ai nuclei familiari, al cui interno sono presenti dei disabili certificati. Sul fronte dell'edilizia scolastica è prevista la proroga del progetto Scuole Belle, 64 milioni di euro nel 2016, per proseguire il programma di interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. Stanziati poi 12 milioni di euro a partire dal 2017 per il sostegno agli alunni disabili nelle scuole paritarie e la stabilizzazione della scuola sperimentale Gran Sasso, con 3 milioni annui dal 2016. Tra le altre novità viene prevista l'assunzione dei docenti di scuola dell'infanzia risultate idonee in occasione dell'ultimo concorso del 2012, circa 2.000 immissioni in ruolo da includere probabilmente in quelle del 2016 relative al turnover. Mentre proseguono in Commissione Giustizia alla Camera le audizioni in materia di adozioni e affido, nei giorni scorsi sono state presentate due nuove proposte di legge per la riforma della legge 184. Si tratta della proposta a firma di Michela Vittoria Brambilla, che prevede l'accelerazione delle procedure nella fase della dichiarazione di disponibilità e del giudizio di idoneità. L'eventuale audizione degli aspiranti genitori avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e il giudizio dei tribunali entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria. C'è poi la proposta di legge sulle adozioni per i single a prima firma dell'onorevole di Forza Italia Laura Ravetto. Siamo rimasti uno degli ultimi paesi in Europa che non si è posto il problema delle adozioni per i single, dichiarano le deputate azzurre Ravetto e Giammanco in conferenza stampa. Due sono in realtà le proposte di legge preparate dall'onorevole Ravetto. La prima si propone di modificare completamente la legge, la seconda solo l'articolo 44, laddove si prevede che un bambino possa essere adottato da un single solamente se orfano. Il governo ha dichiarato che procederà a una riforma delle adozioni, l'ho preso in parola e ho depositato una legge, firmatami anche dalla collega Giammanco, che prevede l'adozione anche per i single. Questo è un Parlamento giovane, è un Parlamento rosa, noi speriamo che questo Parlamento voglia cogliere questa occasione. Le leggi sulle adozioni da parte dei single ci sono praticamente in tutta Europa, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania, ci sono negli Stati Uniti e ci sono in Cina, il nostro Paese è indietro, dobbiamo legiferare su questo, dobbiamo consentire ai single di poter adottare, di esercitare questo atto di altruismo che è un diritto del bambino, non un diritto dell'adulto. Bagnoli sarà ripulita e risanata, assicura il presidente del Consiglio Matteo Renzi durante la firma a Palazzo Chigi del protocollo di vigilanza sulle procedure per la bonifica delle aree di Bagnoli. Noi non siamo oggi a Napoli, non siamo andati a fare un'iniziativa sul territorio perché ci sembrava anche opportuno evitare le naturali polemiche che per evidenti responsabilità continuano ad esserci tutte le volte in cui si parla di Bagnoli. Siamo a Palazzo Chigi, nella sede istituzionale, e diciamo con forza che Bagnoli sarà ripulita e risanata. Punto. È finito il tempo delle chiacchiere. Se riparte Bagnoli, riparte Napoli, il Mezzogiorno e l'Italia. Se
quelli che devono fare le cose, a cominciare da alcuni enti locali, non le fanno, toccherà a noi sostituirsi attraverso il commissario di governo, ma, e questo è il punto chiave, lo vogliamo fare con le procedure più all'avanguardia di tutte dal punto di vista della lotta alla corruzione. Per combattere la corruzione ci vogliono i giudici, a cui va la nostra gratitudine più forte, ci vogliono le forze dell'ordine, gli inquirenti, ci vogliono le forze di polizia, ci vogliono gli amministratori onesti, che sono la stragrande maggioranza di tutti i colori politici, perché l'onestà appartiene alla dimensione identitaria dell'uomo, quindi ci sono onesti in tutti i partiti politici, come purtroppo ci sono dei disonesti in tutti i partiti politici e tutti vanno cacciati, ma è una battaglia che può essere vinta anche attraverso strumenti innovativi. Io sono orgoglioso che il nostro governo abbia scelto di lavorare con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e sono grato al lavoro non solo del dottor Cantone ma di tutte le persone che lavorano con lui. A siglare il protocollo il commissario di Bagnoli Salvo Anastasi, il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Questo protocollo prevede tutta una serie di atti che verranno validati e controllati dal dottor Cantone e dai suoi uomini e dalla sua squadra. Io ringrazio il dottor Cantone perché ci sarà uno sforzo organizzativo notevole, perché noi dobbiamo da un lato essere trasparenti al massimo, dall'altro rispettare i tempi del cronoprogramma. Infatti il protocollo, oltre all'elenco degli atti che saranno controllati, impone dei tempi precisi per l'ANAC, per il commissario e per il soggetto attuatore di verifica e validazione degli atti. 7 giorni per gli atti più semplici, 15 giorni per gli atti più complessi. Inoltre viene introdotto il concetto di flusso documentale, quindi lo scambio completo di informazioni tra commissario, soggetto attuatore e ANAC. Gli accordi anticorruzione appena firmati sono per il Premier un punto di riferimento nel mondo e per questo li porterà nel fine settimana al G7 in Giappone, un protocollo che ricalca in tutto e per tutto quello già firmato per Expo. Noi qui abbiamo fatto un protocollo che ricalca in tutto e per tutto il protocollo che avevamo fatto già con l'Expo e abbiamo utilizzato l'unità operativa speciale che era prevista per l'Expo con la presenza, diciamo, dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza. Il tema delle bonifiche è un tema sensibile sotto più profili. La presenza di un gruppo della Guardia di Finanza, fra l'altro che è coordinato da un ufficiale tra i più prestigiosi e bravi che ci sono nella Guardia di Finanza, il colonnello Di Gesù, deve consentire un controllo più alto possibile, controllo che sarà fatto, come diceva il dottor Anastasi, in tempi velocissimi, ma che sarà un controllo approfonditissimo. Rintracciato e assicurato alla giustizia, un cittadino bosniaco responsabile di una rapina verificatasi lo scorso inverno presso un compro-oro di via Appia Nuova. I fatti risalgono allo scorso 15 gennaio. Le immediate indagini espletate dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni avevano consentito, qualche giorno dopo, di sottoporre a fermo di polizia giudiziaria uno degli autori della rapina, un romano di 50 anni con vari precedenti di polizia. Le ricerche dei due complici sono poi proseguite nel tempo e grazie ai numerosi indizi raccolti, l'esame del traffico telefonico, i rilievi della polizia scientifica e la visione delle immagini estrapolate da telecamere presenti nella zona e vari appostamenti, gli investigatori sono riusciti ad identificarne uno. Precisamente un cittadino bosniaco di 65 anni che il giorno della rapina, posizionato fuori dal locale, faceva da palo. Dopo avergli notificato l'ordine di custodia cautelare, gli agenti della Polizia di Stato l'hanno accompagnato in carcere. Dovrà rispondere, oltre che della rapina aggravata, anche di sequestro di persona e proseguono intanto le indagini per il rintraccio del terzo uomo. Agenti di riscossione tributi e informazione per i cittadini sono questi i temi dell'incontro patrocinato dal Comune di Ardea che si è svolto nell'aula consiliare Sandro Pertini. Un gruppo di cittadini rutuli, alcune associazioni di imprenditori del territorio in collaborazione con la Lega Consumatori di Pomezia hanno cercato di fornire un quadro chiaro della situazione. Il dottor Catalucci, promotore dell'evento, ne ha spiegato le finalità. Ho voluto promuovere questo incontro, tra l'altro, con
la collaborazione di altri amici, cittadini comuni, imprenditori e anche con la partecipazione della Lega Consumatori di Pomezia, e quindi ringrazio il presidente Dario Ferraro che quest'oggi è stato qui con noi. Noi vogliamo appunto fare in modo che al cittadino venga data quella giusta informazione, ma anche la formazione, quindi una sorta di orientamento per capire come muoversi. Persone che si vedono arrivare praticamente cartelle, e come abbiamo visto il più delle volte sono tra l'altro anche richieste indebite, e che però vogliono in qualche modo risolvere la problematica, e cercando di risolverla, laddove non conoscono la materia, laddove non sanno che cosa fare quando arriva una cartella, il luogo comune è quello di dire: ma io non la vado a prendere. Non andarla a prendere, ad esempio, è già un problema. Dario Ferraro, presidente della Lega Consumatori di Pomezia, ha ribadito l'importanza della corretta informazione anche in materia fiscale. Ci sono tantissime cose da sapere. Il nostro intento è sempre quello di rendere il cittadino e il consumatore informato e quindi consapevole, perché siamo dell'avviso che solo sapendo ci si può difendere, solo sapendo si può contrastare eventuali soprusi. Il presidente della Lega Consumatori ha poi fatto una panoramica sui casi più diffusi dei cittadini che si rivolgono allo sportello. Noi con lo sportello che abbiamo a Pomezia già da tempo, con il patrocinio del comune, abbiamo avuto modo di verificare che sul territorio ci sono tantissime persone che si rivolgono a noi con le cartelle Equitalia, e dove ci sono i casi più disparati, dalla tassa automobilistica ai contributi, tasse. L'avvocato Franco Muratori, esperto di diritto tributario, ha offerto il suo contributo specifico sul tema, riportando numerosi esempi di prassi errate seguite dai cittadini nei confronti degli enti incaricati alla riscossione dei tributi. Il suo consiglio principale è quello di rivolgersi a persone competenti, vista la complessità della materia. Ci si deve rivolgere a uno specialista del settore con la massima velocità, perché la velocità è determinante. Molto spesso si trova su queste cartelle un termine di 60 giorni, ma il termine di 60 giorni è solamente per il pagamento, non è per l'impugnazione. Ci sono alcuni vizi della cartella che invece sono impugnabili solo nel termine di 20 giorni. Queste informazioni non si trovano neppure sulla cartella. Dovrebbero essere scritti sull'atto tutti i termini per i vari vizi, ma questo non avviene. Per assurdo, il nostro ordinamento consente al cittadino anche di difendersi da solo, quindi difendersi da soli anche su pratiche di piccolo importo può rivelarsi estremamente dannoso. Mandando una lettera semplice all'ente di riscossione, il rischio che si corre è che espirino i termini per poter fare poi l'impugnazione. E la stessa cartella può essere impugnata di fronte a numerosissimi giudici. Per assurdo, la stessa cartella può interessare anche 4 o 5 giudici. In chiusura, Massimo Catalucci ha invitato i presenti ad un'altra iniziativa inserita nello stesso ciclo di incontri. Parleremo in un altro incontro dell'usura bancaria e di quanto praticamente sia esteso questa problematica, e anche lì daremo delle informazioni per capire come muoversi e a chi rivolgersi per far valutare i propri prodotti finanziari. È stato presentato ad Ardea in sala consiliare il romanzo bestseller Ardito Progetto Letterario, edito da Il Viandante, scritto da ben 10 diversi autori che hanno cooperato nella creazione e nello sviluppo di storia e personaggi senza essersi mai incontrati fisicamente prima del lancio dell'iniziativa. 10 autori, un'unica storia, e la regola è al contempo la novità dell'opera stessa. Gli autori, tra cui l'ardeatina Paola Lena, si sono conosciuti sui social network e hanno avviato una collaborazione tutta virtuale, da cui ha appunto preso vita Bestseller, Cronaca di una vendetta, esperimento letterario scritto a 20 mani tra trama e personaggi vivi e tridimensionali. Arturo Bernava, scrittore e editore del Viandante, ha chiarito i motivi per i quali l'intero progetto ha visto la luce. Perché è un progetto molto originale, è un progetto nuovo, non ha nostro, cioè secondo quello che sono le nostre conoscenze, non ha uguali in Italia. 10 persone che non si conoscono, si sono conosciute soltanto tramite social, si sono messe insieme e hanno fatto questo romanzo. Quando arrivò il manoscritto in casa editrice, io pensavo fossero 10 racconti, invece rimasi inizialmente stupito nel vedere che era un romanzo, nel leggere che era un romanzo peraltro scritto benissimo, e non si capisce, non sembra scritto da 10 persone, ma sembra scritto da un'unica persona. Impossibile per un editore non puntare su un progetto del genere.
Anche Alessio Masciulli, della stessa casa editrice, si è soffermato sull'origine e sulla particolarità di un progetto come bestseller. Ci è piovuto, tra virgolette, dal cielo questo progetto, arrivato via mail, e l'abbiamo subito sposato perché curiosi di capire come 10 autori abbiano potuto coltivare la passione per scrivere un libro così, senza conoscersi poi, perché la bellezza di questo progetto, ricordiamolo, è che nasce tutto senza che gli autori in qualche modo si sono mai incontrati e quindi hanno creato tutto via web. Una iniziativa che ha rappresentato una sfida suggestiva per il panorama editoriale, come ha chiarito lo stesso Alessio Masciulli. E sposare questo progetto ci ha messo veramente alla prova, perché sono arrivate richieste da tutta Italia, presentazioni, articoli, e temevamo ad un certo punto di non farcela. Invece abbiamo capito che la voglia e l'amore per i libri, la passione per i libri, fa superare qualsiasi ostacolo. Arturo Bernava si concentra poi sui punti di forza e sulle tematiche specifiche del romanzo. È una storia moderna, nella quale molti di noi si possono immedesimare sostanzialmente. C'è, come dice nella quarta di copertina, ci sono molte emozioni, molti sentimenti mischiati, personaggi nei quali molti di noi possono immedesimarsi o comunque possono ritrovare persone che conoscono nel bene o nel male. È chiaro che l'esperienza di 10 autori si sente, si vede, anche non soltanto nella storia ma proprio nella definizione dei personaggi. Ecco, questo forse è un altro grande punto di forza del romanzo, ossia condensare le esperienze di tanti autori che... Adesso svegliamo un piccolo retroscena, ognuno di loro ha curato specificatamente un protagonista, quindi si vede e si capisce che i personaggi sono molto molto curati. Di fronte alla possibilità di riproporre una simile scelta letteraria in futuro, Arturo Bernava è assolutamente certo. Rifarei la scelta 10 volte, una per ogni autore, e quindi assolutamente sì, e speriamo che ci siano altri progetti del genere. Anche loro nel lancio del libro, che è avvenuto il 23 aprile, hanno detto si sono conosciuti per la prima volta dal vivo il 23 aprile, e proprio il giorno in cui si sono conosciuti hanno detto: qui ci vuole il seguito, e quindi so che si stanno organizzando per il seguito. Per quanto riguarda l'editore, contentissimo, siamo alla seconda ristampa, partirà a breve, già pronta la seconda edizione, quindi rifarei davvero la scelta 10.000 volte.